Per comprendere appieno questa razza, è importante esaminare la sua origine e la sua storia. Scopriremo da dove proviene e a quali impieghi servivano tradizionalmente questi cani nelle loro regioni di origine. Le origini e la storia del cane Kangal sono avvolte in un ricco intreccio di tradizioni, lavori utili e antiche culture. Per comprendere appieno questa straordinaria razza, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo e scoprire le sue radici. Il Kangal, noto anche come Kangal Koban Kopeji o cane da pastore Kangal, è originario della Turchia, precisamente della regione dell'Anatolia. La razza prende il nome dalla città di Kangal, situata nella provincia di Sivas, dove è stata sviluppata nel corso dei secoli. Questi cani sono stati inizialmente selezionati per il loro coraggio, la loro resistenza e le loro abilità di protezione del bestiame dagli attacchi dei predatori, come lupi e coyote. La storia del Kangal è legata all'antica pratica della pastorizia in Anatolia, e questi cani erano preziosi alleati dei pastori nella protezione del loro bestiame. Il Kangal ha guadagnato una reputazione mondiale per la sua forza, intelligenza e capacità di difesa, ed è stato dichiarato patrimonio culturale della Turchia. È interessante notare che il Kangal è stato ampiamente preservato e selezionato all'interno del suo paese d'origine, il che ha contribuito a mantenerne l'autenticità e le caratteristiche uniche. Andiamo ora ad esaminare quelle che sono le caratteristiche fisiche e il temperamento di questa razza. Dal loro aspetto imponente, alle loro personalità, scopriremo cosa rende questi cani così unici. Il Kangal è un cane imponente e muscoloso, con una struttura fisica che riflette la sua storia di lavoro come cane da pastore e guardiano. Questa razza è ben nota per la sua forza e la sua agilità. Le caratteristiche fisiche distintive includono dimensioni impressionanti. I maschi possono pesare tra i 48 e i 65 kg, mentre le femmine sono leggermente più leggere, vanno dai 40 ai 50 kg. L'altezza algarrese può raggiungere i 81 cm nei maschi, mentre le femmine possono arrivare a 73 cm circa. Testa massiccia. Il Kangal ha una testa grande con una mascella potente. Gli occhi sono di solito di colore scuro e le orecchie sono di medie dimensioni e cadenti. Pelliccia corta e densa. Il mantello del Kangal è corto e denso, con una pelliccia di colore variabile dal beige al bruno chiaro. La sua pelliccia è progettata per resistere alle temperature estreme dell'Anatolia. Il Kangal è noto per il suo temperamento equilibrato e la sua lealtà verso la famiglia. Ecco alcune caratteristiche chiave del suo temperamento. Lealtà. Il Kangal è estremamente leale al suo padrone e alla sua famiglia. È un cane protettivo e difenderà vigorosamente la sua casa e il suo territorio. Intelligenza. Questi cani sono intelligenti e facilmente addestrabili, ma possono essere a volte testardi. Socialità. Il Kangal tende a essere riservato nei confronti degli estranei, ma è generalmente gentile con i membri della famiglia e gli animali domestici con cui è cresciuto. Il Kangal è noto soprattutto per la sua abilità come cane da guardia del bestiame. In Turchia, dove è originario, è stato storicamente utilizzato per proteggere i greggi di pecore e capre dagli attacchi di predatori come i lupi. La sua presenza imponente e il coraggio innato lo rendono un guardiano formidabile. Oggi, il Kangal continua ad essere utilizzato in questo ruolo tradizionale, sia in Turchia che in altre parti del mondo. Oltre al suo impiego come cane da pastore, il Kangal ha trovato applicazioni moderne nella protezione di proprietà, aziende agricole e persino nella protezione personale. La sua natura fedele e protettiva lo rende un eccellente cane da guardia domestico, capace di difendere la sua famiglia e il suo territorio con fermezza. Un altro aspetto importante da considerare quando si sceglie un cane è il costo associato alla razza e le esigenze di cura. Vedremo ora quali sono i prezzi di acquisto iniziali, le spese continue e le necessità di cura, come la dieta, l'esercizio e l'addestramento. Quando si considera l'adozione di un cane, è fondamentale comprendere sia i costi iniziali che quelli continui, nonché le esigenze di cura specifiche della razza. Nel caso del Kangal, questi aspetti possono influire sulla tua decisione di adottare uno di questi cani straordinari. Il costo iniziale di un cucciolo di Kangal può variare notevolmente in base a diversi fattori. Alcuni dei principali influenti includono stemma e linea di sangue. I cuccioli provenienti da linee di sangue di alta qualità e da allevatori riconosciuti tendono ad avere un prezzo più elevato. Località. I prezzi dei cuccioli possono variare notevolmente da una regione all'altra e da un paese all'altro.
Ad esempio, in alcune regioni dell'Asia centrale, i Kangal possono essere più abbordabili rispetto ad altre parti del mondo. Salute e vaccinazioni. Un cucciolo sano e ben curato con le vaccinazioni adeguate può costare di più rispetto a uno che richiede cure mediche immediate. In generale, i Kangal sono considerati una razza di alto valore, quindi è importante essere disposti a investire in un cucciolo di qualità da un allevatore responsabile. Il prezzo medio di un cucciolo di queste razze può variare da qualche centinaio a diverse migliaia di euro. Oltre al costo iniziale, è importante considerare le spese continue associate alla cura di un cane. Queste spese possono includere alimentazione. Il Kangal è una razza di taglia grande e richiede una dieta nutriente e di alta qualità. Le spese alimentari possono essere significative. Cura veterinaria. Visite regolari dal veterinario, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e cure mediche in caso di necessità sono parte integrante della cura di un cane. Addestramento. Poiché questa è una razza forte e intelligente, i Kangal possono beneficiare di una formazione adeguata, il che potrebbe richiedere il coinvolgimento di un addestratore professionista. Esercizio. Questi cani richiedono un esercizio regolare e spazio per correre. Le spese potrebbero includere la manutenzione di un recinto sicuro o le quote di un parco per cani. Accessori e forniture. Ci sono spese continue per ciotole, letti, giocattoli, cibo e altri accessori essenziali per il benessere del tuo cane. Questi cani richiedono un'attenzione particolare per garantire il loro benessere. La socializzazione precoce e l'addestramento sono essenziali per gestire il loro temperamento protettivo. Inoltre, il Kangal ha bisogno di spazio per esercitarsi e di stimolazione mentale. In sintesi, mentre il costo iniziale di un cucciolo di Kangal può essere poco significativo, è importante considerare soprattutto le spese continue associate alla loro cura. Se sei disposto a investire tempo ed energie nella cura di questa razza, sarai ricompensato con la compagnia di un cane leale e protettivo. Nel proseguo di questo video, esamineremo i pro e i contro specifici di questa razza. Cosa lo rende un'ottima scelta e cosa potrebbe essere una sfida per i proprietari di Kangal? Il Kangal è una razza canina straordinaria, con molti aspetti positivi, ma anche alcune sfide potenziali che i futuri proprietari dovrebbero prendere in considerazione. I pro del Kangal. Guardiano eccezionale. La principale caratteristica positiva del Kangal è la sua straordinaria capacità di protezione e di guardia. Questi cani sono innati guardiani della famiglia e della proprietà, pronti a difendere con fermezza in caso di minaccia. Lealtà incondizionata. Il Kangal è noto per la sua lealtà indiscussa alla sua famiglia. Si lega profondamente con i suoi proprietari e farà di tutto per proteggerli e prendersi cura di loro. Intelligenza e addestrabilità. Questa razza è intelligente e facilmente addestrabile. Risponderà bene a un addestramento coerente e positivo. Aspetto maestoso. Il Kangal è un cane impressionante dal punto di vista estetico, con una presenza imponente e una bellezza naturale. I contro del Kangal. Temperamento protettivo. Mentre la sua natura protettiva è un grande vantaggio, può anche diventare un problema se non viene gestito correttamente. Il Kangal può essere sospettoso degli estranei e può reagire aggressivamente se si sente minacciato. Richiede una gestione esperta. Questa razza non è adatta ai proprietari inesperti. Il Kangal richiede una gestione sicura, una socializzazione precoce e un addestramento coerente per evitare comportamenti indesiderati. Esigenze di esercizio. Il Kangal è un cane attivo che richiede una buona dose di esercizio quotidiano. Se non riceve sufficiente attività fisica, può diventare noioso e distruttivo. Spazio. Questi cani sono più adatti a famiglie con ampio spazio esterno, come una casa con un grande giardino o una proprietà rurale. In sintesi, il Kangal è una razza straordinaria con un'enorme lealtà e capacità di protezione, ma richiede un padrone responsabile e ben preparato per soddisfare le sue esigenze fisiche ed emotive. Con la giusta gestione, il Kangal può essere un fedele compagno e un guardiano affidabile. Riepilogando, la decisione di adottare un Kangal sarà influenzata dalle tue esigenze, dal tuo stile di vita e dalla tua esperienza come proprietario di cani. Se cerchi un cane da guardia eccezionale con una forte lealtà alla famiglia, il Kangal può essere un'ottima scelta. Tuttavia, è importante essere pronti a investire tempo ed energie nella cura di queste razze. Prima di prendere una decisione, ti consigliamo di fare ulteriori ricerche, parlare con allevatori responsabili e proprietari esperti di questa razza e valutare attentamente le tue capacità e il tuo ambiente domestico. Qualunque sia la tua scelta,
Il Kangal può diventare un compagno devoto e affidabile se gestito con cura e amore. Se ti è piaciuto questo video, non esitare a mettere un like, a lasciare un commento e a iscriverti a questo canale, attivando la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao, ci vediamo al prossimo video!